Negli ultimi tempi le voci sull'addio alla TV di Gerry Scotti si sono fatte sempre più insistenti. Lo stesso presentatore ha voluto chiarire una volta per tutte perché vorrebbe lasciare la TV. Gerry Scotti è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo per la sua simpatia e per la sua bravura dimostrata in 40 anni di carriera. Il conduttore di Caduta Libera ha recentemente rilasciato un'intervista che ha fatto preoccupare non poco i numerosi fan che da sempre seguono le sue trasmissioni. Le parole di Gerry Scotti. In una recente intervista, Gerry Scotti si diceva pronto ad abbandonare la TV per dedicarsi a nuove esperienze, e per dedicarsi completamente alla sua famiglia, e alle sue passioni. Il conduttore, che è attualmente impegnato alla conduzione di Tu Si Quel Vales e Caduta Libera, aveva dichiarato che alla soglia dei 60 anni voleva affrontare qualche sfida in più. L'età media per gli uomini è sopra gli 80 anni. Considerando che ne ho passati 20 a diventare uomo, 40 a fare un lavoro che mi piaceva molto e che mi è arrivato senza che lo cercassi, mi piacerebbe nei prossimi 20 affrontare qualche sfida in più. Parole che inevitabilmente avevano gettato nello sconforto i suoi fan. Gerry Scotti cambia idea. Nella sua ultima intervista a Italia Oggi, il conduttore ha spiegato perché poche settimane fa ha rilasciato queste dichiarazioni spaventando, magari senza saperlo, i suoi fan. Ammetto di non avere un manager come Raiola, e di gestirmi da solo. Diciamo che all'epoca feci quelle dichiarazioni per essere considerato un po' di più, per avere più importanza. Gerry Scotti non abbandonerà il mondo dello spettacolo. Questa notizia ha sicuramente fatto tornare il sorriso al pubblico che da anni lo segue. Chi vuole essere milionario. Presto ritornerà alla conduzione dello storico programma di Canale 5, Chi vuole essere milionario, le cui puntate saranno registrati negli studi televisivi in Polonia, scelta necessaria per ottimizzare i costi. Insomma, per fortuna vedremo ancora il nostro amatissimo conduttore in TV per la felicità di tutti i suoi fan.